Si è tenuto ieri, mercoledì 11 aprile, a Venaria Reale, l'assemblea con gli ambulanti per promuovere le elezioni che si terranno a giugno e tramite le quali saranno eletti per la prima volta i commissari di mercato, figure utili con cui gli operatori interverranno attivamente nel dialogo con l'amministrazione. All'incontro ha partecipato Giorgio Martino in rappresentanza degli ambulanti di Venaria Reale. Sì, decisamente sì, anche perché hanno espresso oggi in riunione che vogliono avere una collaborazione con noi, i commercianti, con gli operatori. Tentano molto ad avere dei rappresentanti di mercato che interloquiscano per le varie problematiche, quindi fa piacere sicuramente questo. Diciamo che con l'amministrazione ci abbiamo parlato, soprattutto con l'ultima, un dialogo c'è sempre stato, poi ci sono stati dei cambiamenti, diciamo, di assessorati e quindi adesso si sta ripartendo un pochettino, c'è del tempo da recuperare, infatti si sta andando un po' più veloci, però un dialogo c'è quasi sempre stato. Le priorità sono tante, nel senso che bisogna rilanciare i mercati, bisogna cercare di ridurre i costi, coinvolgere un po' più la cittadinanza e farla ritornare a fare la spesa ai mercati, cioè ci sono tante problematiche da affrontare. È chiaro che non è una cosa semplice, è fattibile in 2 minuti, però ci stiamo lavorando. Sotto questo punto di vista qua, l'impegno come associazione di categoria è proprio quello di cercare di riqualificarle queste aree mercatali. L'amministrazione sembra che ci viene dietro, quindi adesso, visto che ci sono da rimettere un attimino, diciamo, in opera dei lavori sulle aree, la piazza dell'Alberione può essere sicuramente un punto di partenza per fare le domeniche di Natale, perché è un punto molto commerciale dove sicuramente si lavorerebbe di più che su Viale Buridani. Non poteva naturalmente mancare Antonio Scarano, assessore alle attività produttive e al commercio. L'incontro che si è tenuto oggi è un incontro preliminare di una serie di incontri che terremo con i mercatali perché sono interessati a un grande cambiamento che avverrà a Venaria che riguarderà tutte le aree mercatali, quindi il rifacimento delle aree mercatali. Io ritengo sia necessario che loro partecipino a questi incontri perché si tratta del loro lavoro, della loro attività e la loro esperienza deve essere per noi, deve essere messa a frutto nelle decisioni che verranno prese dall'amministrazione. Criticità che dobbiamo cercare di risolvere e criticità che riguardano il potenziamento delle aree mercatali. Portare delle migliorie significa portare un miglioramento delle condizioni lavorative, delle condizioni di sviluppo del mercato, indubbiamente. La situazione dei mercati, noi cercheremo di riqualificare tutte le aree mercatali, quella di Via Nenni, quella di Via Diaz, quella di Piazza Don Alberione, quella di Piazza De Gasperi. E cercheremo di farlo in maniera condivisa. Sicuramente, le aree di mercato adesso sono carenti. La nostra partecipazione alla città di Venaria al bando periferie permetterà, attraverso l'ingresso di risorse finanziarie, di poter adeguare questi mercati e quindi metterli a norma.